Oggi voglio condividere un pensiero, una provocazione e vorrei sapere nei commenti cosa ne pensi. Il Bitcoin e la pace nel mondo. Ciao, sono Enrico Garzotto, cofondatore di moneysurfers.com e coautore del bestseller La felicità fa i soldi. Una delle cose che si è ripetuta molteplici volte nella storia è il sorgere e il tramontare di civiltà, di nazioni, di imperi che hanno avuto il ruolo, hanno assunto il ruolo di leader mondiale, economico e militare. Avevano l'economia più potente, il sistema di educazione migliore, l'esercito più potente e la valuta che funzionava e funziona tuttora da riserva mondiale, da valuta di scambio internazionale. Oggi in questo ruolo abbiamo gli Stati Uniti d'America, prima c'è stato il Regno Unito, prima ancora la Francia, prima ancora l'Olanda e poi la Spagna, il Portogallo, e se andiamo a secoli ancora più indietro, la Cina, l'Impero Romano, le polis greche, l'Egitto e chi più ne ha più ne metta, sono cambiate tantissime nazioni e tantissimi imperi, alcuni sono durate magari più secoli, ultimamente sempre intorno ai 90-100 anni, e anche adesso arriviamo a un punto in cui la leadership internazionale degli Stati Uniti d'America sembra minata da un altro stato, che ovviamente hai già capito di quale sto parlando. Parlo della Cina, e quindi anche se adesso abbiamo il dollaro come moneta di riserva principale, una moneta che viene comprata dalle banche centrali di tutto il mondo, compresa quella europea, proprio come valore di riserva, proprio perché è la moneta più importante di tutte, con cui si compra il petrolio e con cui si compra il gas e molte materie prime. Però pian piano l'economia cinese si sta facendo strada, sta costruendo un esercito sempre più forte, sempre più grande. La Cina inizia a essere vista anche come leader culturale per molti altri paesi, e lo yuan si fa sempre più strada, tanto è vero che alcuni paesi produttori di petrolio hanno iniziato a proporre, a vedere se si potesse effettivamente contrattare il petrolio in yuan e non solo in dollari, anche perché la Cina è uno dei più grandi acquirenti di petrolio, quindi la posizione di leadership americana è sotto scacco sicuramente dalla Cina. Purtroppo questi cambi di leadership sono quasi sempre avvenuti con guerre, a volte mondiali, quindi che coinvolgevano tanti stati, a volte delle guerre interne molto violente che hanno causato sicuramente tanta sofferenza e tanta morte. Con il video che stiamo facendo e che stai ascoltando, vorrei capire insieme a te se effettivamente possiamo eliminare o diminuire perlomeno questa sofferenza durante questi cambi, e dopo ti darò la mia soluzione, ma prima dobbiamo osservare altre dinamiche. Molti sostengono anche, e possiamo essere sicuramente almeno parzialmente d'accordo, che persino gli avvenimenti che stiamo vivendo in questo momento, quindi lo scontro tra Russia, Ucraina, Europa, Stati Uniti e Cina là che aspetta in silenzio, faccia parte di questo cambiamento che sembra debba avvenire da un anno all'altro. E voglio capire insieme a te se con il Bitcoin possiamo evitare queste guerre o perlomeno diminuire la violenza degli scontri in un prossimo futuro. Prima però dobbiamo analizzare un'altra serie di fattori che ci possono aiutare a comprendere meglio sia la situazione attuale sia se il Bitcoin può essere quell'arma a favore della pace di cui ti sto parlando. Ci sono state diverse tipologie di valute. Ci sono state valute che sono state collegate all'oro. Ci sono state valute come quelle che abbiamo e utilizziamo adesso che sono collegate al debito.
e questi due sistemi si sono sempre alternati uno dopo l'altro. È successo persino che gli stati abbiano rubato le idee o la tecnologia dal popolo. Per esempio, nel 1200 a.C. in Lidia i mercanti della zona hanno creato una nuova tecnologia che adesso noi tutti conosciamo, chiamata conio. Quindi hanno iniziato a stampare, a creare le monete come le conosciamo noi adesso, proprio per facilitare l'economia e il sistema di scambio. Lo Stato, gli Stati, hanno preso questa tecnologia e hanno iniziato a stampare le proprie monete. In Cina, un po' di secoli dopo, i mercanti e le banche hanno creato le prime cambiali di carta e hanno iniziato a stampare queste cambiali per facilitare il commercio, ovvero tu non potevi andare in giro con le monetozze d'oro o d'argento per comprare chili e chili di carne o chili e chili di grano, perché erano molto pesanti e quindi rallentavano il viaggio e i ladri potevano appropriarsene. Quindi cosa succedeva? I mercanti andavano in una banca, consegnavano le monete e si facevano dare un foglio di carta, una cambiale. Quindi questa è stata un'innovazione tecnologica dal punto di vista economico e la Cina dopo un po' ha iniziato a vietarle, ma poi ha detto vabbè, visto che comunque continuate a usarle anche se io le ho vietate, stampo le mie monete di carta e d'ora in poi si usano le mie monete di carta. Anche col Bitcoin, con le criptovalute stiamo vivendo la stessa situazione. Molti stati dicono non si può utilizzare il Bitcoin, le criptovalute non vanno utilizzate, ma poi scopriamo che l'Europa vuole creare la sua criptomoneta o l'euro digitale, la Cina sta creando lo yuan digitale, gli Stati Uniti stanno facendo lo stesso, si stanno appropriando di un nuovo modo di vedere le valute e di una nuova tecnologia. E quindi io mi sono fatto questa domanda, ma uno dei motivi per cui sicuramente gli stati si fanno la lotta è quello politico, è quello geografico, è qualcosa di egoico, ma c'è anche proprio una questione fondamentale che è quella della valuta, perché se io sono il leader mondiale e la mia valuta è quella di riserva, è quella comunemente utilizzata per gli scambi internazionali, ho dei diritti o dei poteri molto grandi, ho il diritto di indebitarmi maggiormente e ho il potere di dare maggiori benefici e far vivere una vita migliore al mio popolo. Quindi è veramente fondamentale nell'ottica di un paese cercare di avere la moneta internazionale di riferimento. Ma se questa moneta internazionale non fosse di nessuno stato, se questa moneta fosse il Bitcoin o un'altra criptovaluta che è emessa da un software, non è di nessuno, questo ci potrebbe permettere di evitare degli scontri mondiali? Perché se questa moneta è comunemente accettata a livello internazionale come moneta di riferimento, beh, poi non ci sarà nessuno che vorrà imporre la sua moneta, quindi ci sarà una scusa in meno, perlomeno, per fare la guerra. Ecco, io vorrei sapere cosa ne pensi. Per me potrebbe essere una soluzione molto interessante. Io voglio leggere invece i tuoi commenti qua sotto nel video. E poi ci vediamo nel prossimo video.